tornando, secondo me. Allora, io vorrei lanciare subito la presentazione di Andy Watts, strategia di ottimizzazione. Non c'è Deborah, ma c'è Gianluca Minelli, che è responsabile delle attività con le agenzie di comunicazione, sempre per le campagne di Andy Watts, e Marco Radice. Vi racconteranno loro di cosa si occupano e soprattutto vi faranno una presentazione avanzata stavolta di Andy Watts, perché è un pubblico avanzato, al contrario di me che abbasso la media. E niente, quindi grazie mille. Tengo a precisare che sono degli umanisti, quindi come me. Grazie mille, ci fa extra piacere essere qui con voi oggi e sì, siete un po' sfortunati perché ovviamente avreste dovuto avere Deborah, ma sì, io non sono Marco, quindi va bene. Noi lavoriamo per AdWords e lavoriamo a Torino, quindi siamo in un po' malattia. Come accennava, noi ci occupiamo di AdWords, quindi se avete dubbi o perplessità sugli altri prodotti dell'offerta di Google, a partire dalla ricerca naturale, la Knowledge Maps, su quello dobbiamo un po' indirizzarli a altre risorse in linea o eventualmente al scopo di altri nostri colleghi. Innanzitutto volevo chiedervi chi di voi già utilizza AdWords, se potete alzare la mano, se chi utilizza AdWords per voi stessi o per te. Credo una buona parte già utilizzato. Per chi ancora non utilizzasse, abbiamo allegato dei link nell'ultima slide, quindi avete un po' di pazienza per vederlo, ma semplicemente il mio consiglio è quello di cercare su Google AdWords come iniziare. Abbiamo un sacco di video carini che abbiamo fatto su YouTube, dove in 2-3 minuti si spiega a grandi linee qual è la filosofia di AdWords e quali sono le opportunità che presenta. Per chi già utilizza AdWords, ottimo, noi siamo qui oggi apposta per voi. Questo, il taglio di questa presentazione è proprio dedicato a chi utilizza AdWords e vogliamo presentarvi una serie di strumenti che costituiscono un passo più avanti rispetto all'utilizzo professionale di AdWords che si fa oggi. Gli strumenti che presentiamo sono questi. Innanzitutto parleremo di estensioni sitemap, parleremo poi di remarketing. Il prossimo Marco ci fa poi un overview, una serie di dati di mercato sull'utilizzo di AdWords per campagne mobile, quindi per cellulari. Infine parleremo di Google Engage. Se date un'occhiata al vostro web home page dovreste trovare qualcosa del genere, questo è Google Engage, poi vi racconto meglio che cosa c'è. Iniziamo subito. Allora, estensioni con annunci utilizzando i sitelink. Facciamo un po' una panoramica per capire che cosa sono i sitelink. Per curiosità, chi diceva che utilizza AdWords? Quanti di voi utilizzano già i sitelink? Ok, ottimo, perfetto. Allora, che cosa sono i sitelink? Sitelink è una funzione relativa soltanto agli annunci sulla rete di ricerca. L'obiettivo è quindi aggiungere al nostro annuncio standard dei link aggiuntivi che permettono ai nostri utenti di andare ulteriormente in profondità all'interno del nostro sito. Qui il concetto di sitelink sicuramente l'avete visto all'interno della ricerca naturale, adesso sono possibili anche la ricerca a pagamento. Lo vediamo chiaramente dall'immagine. L'annuncio nudo, l'annuncio standard, presenta in caso di sitelink 2, 3, 4 o 6 link aggiuntivi. Quindi abbiamo l'annuncio standard, il testo ad esempio Siemens USA è il testo dei sitelink e punterà a una pagina del sito siemens.com più specifica sul concetto della presenza in questo caso di questo cliente negli Stati Uniti. Quali sono i motivi per cui i sitelink hanno senso? Ovvero, in quali casi, coerentemente con la nostra strategia di supporto del nostro cliente o del nostro account AdWords, ha senso utilizzare il sitelink? Se vogliamo accelerare un po' di più il CTR, se vogliamo provare a spingere di più le conversioni, se abbiamo esigenza di raccontare un po' meglio quello che è il nostro marchio, andiamo a vedere in dettaglio. I sitelink hanno come primo vantaggio il fatto che spesso ci aiutano a incrementare la percentuale di click, ovvero il nostro CTR. Abbiamo fatto una serie di studi che evidenziano come l'annuncio standard, quello che prima dicevo un po' generalmente, l'annuncio nudo, comparato rispetto all'annuncio che ha i sitelink, presenta delle differenze interessanti. Nel caso in cui l'annuncio ha i sitelink, di media il CTR è 30% in più rispetto all'annuncio standard. Questo perché? Innanzitutto per un motivo fisico. Avete visto che l'annuncio standard rispetto all'annuncio con sitelink, vediamo subito, l'annuncio nel caso di sitelink è più grande, ma soprattutto perché diamo all'utente più informazioni. Quindi l'obiettivo è distinguerci dalla concorrenza, dargli più informazioni per invogliarlo a visitare il nostro sito.
Il secondo motivo per cui ha cuore senso utilizzare il training è se vogliamo provare a accelerare di più il tasso di conversione. Quindi fondamentalmente migliorare le vendite, se il nostro e-commerce, migliorare l'inizio, se il nostro modello di generation. I motivi per cui i selling presentano, possono presentare un tasso di conversione più alto sono due. Innanzitutto abbreviamo il tasso di conversione. Quante volte ci capita di vedere andando sulla mix che passo dopo passo all'interno della visita del sito perdiamo tempo. Con il link facilitiamo la vita al nostro utente potenziale, perché possiamo mandarlo direttamente dall'annuncio alla pagina che per noi ha valore, quindi alla pagina contatti, alla pagina promozione, alla pagina dell'ordine. Quindi semplificandogli la vita è meno difficile che gli utenti si perdano un po' per strada. Il secondo motivo è che i link consentono di rendere il nostro annuncio un po' più appetibile, perché possiamo spingere, avere una leva in più per andare a promuovere delle offerte particolari. Se abbiamo uno sconto stagionale, abbiamo delle regalo, abbiamo delle offerte fisiche con una certa parte dell'anno. Quindi con i link possiamo raccontare meglio e mandare direttamente l'utente sull'area che vogliamo promuovere. Il terzo motivo è un'opportunità di trovare meglio il nostro marchio, di raccontarci meglio. Nel senso che l'indirizzo AdWords sicuramente spesso si trova davanti alla sfida di dover fare contesto al cliente, attirare l'utente, distinguersi dalla concorrenza, raccontare il prodotto, raccontare i benefici e spiegare perché dovresti venire proprio da me. Tutto questo in 25 righe di titolo, 25 caratteri di titolo, 35 di riga 1 e riga 2. Se abbiamo i 6 link abbiamo uno spazio in più che ci permette di raccontare meglio il nostro prodotto. Ad esempio, vediamo chiaramente l'utilizzo dei 6 link permette di spiegare meglio l'offerta home e l'offerta business che si ha, quindi di raccontare meglio il proprio portafoglio prodotti. Quali annunci si qualificano per i 6 link? Questa slide è un po' densa, ma le informazioni fondamentalmente sono queste. I 6 link appaiono in 4 formati. Il primo è un formato a 2 righe, il formato a 3 righe, il formato a 1 riga e formati incorporati. I formati a 2-3 righe tipicamente si attivano quando consideriamo che l'annuncio è ideale per fornire una risposta a una certa query di ricerca. Questo tipicamente, perlomeno probabilmente, accadrà in caso di query di ricerca che corrispondano a termini di brand. Il formato a riga invece si attiva generalmente quando l'annuncio è attivato da termini generici e un aspetto più nuovo è il formato incorporato. Nel caso in cui il testo del site link coincida con una parte di testo dell'annuncio, sarà il testo dell'annuncio che si trasforma direttamente in un hyperlink. Quindi non c'è un link aggiuntivo, ma direttamente dal testo dell'annuncio si va alla pagina che si è indicato come pagina destinazione del site link. In tutti questi formati appaiono se e solo se, in realtà non è una garanzia, ma diciamo, mettiamola meglio. Se siamo sicuri di fare queste tre cose, aumentiamo le possibilità di far apparire i nostri annunci con i link e quindi di beneficiare. Possibilità di CTR più alto, possibilità di tasso di conversione più alto, raccontare meglio il nostro cliente. Innanzitutto l'annuncio deve essere pubblicato nelle posizioni centrali, al di sopra dei risultati di ricerca naturale. Il secondo punto, il punteggio di qualità dell'annuncio deve essere molto alto. Quanto vuol dire molto alto? Punto interrogativo, nel senso che non abbiamo una risposta immediata, nel senso che non esiste un numero esatto per cui al di sopra di 7 sia molto alto, al di sotto di 7 sia meno alto. Questo dipende ogni volta da una serie di calcoli che vengono fatti. Il terzo elemento è che l'URL del site link deve indirizzare a una pagina che comunque fa parte del sito web e è fondamentale che sia specifica rispetto all'utente, alla ricerca dell'utente. Testo del set link contatti, contattaci, promozione, devi mandare la pagina dove si parla di contatti di promozione. Come si fanno ad attivare il set link? È molto facile, non dobbiamo cambiare gli annunci, questa è la cosa bella. I set link si mettono a livello di campagna e una volta che si attivano, semplicemente Google farà apparire i nostri annunci contenenti il set link nei casi in cui i nostri annunci si qualificano in base ai criteri che dicevamo prima. Andiamo nella scheda campagne, è un po' nascosto, l'abbiamo nascosto per bene così solo chi attendeva questa conferenza poteva trovarlo. Dobbiamo andare nella scheda campagne e attivare la scheda estensione annuncio. Quindi dobbiamo cliccare su estensioni, se apriamo meno attendina, andiamo in estensione annuncio e selezioniamo il site link.
ci troveremo davanti a una cosa del genere, dove possiamo andare a mettere fino a 10 checklist. Il nostro consiglio, mi raccomando, mettiamo in ordine di importanza. Facciamo finta che io ho 4 prodotti, il primo dei quali ha una marginalità fortissima, il cliente è molto, ci crede molto, semplicemente voglio liberarmi. Se per me quello è il prodotto più importante, metterò il link a quella specifica pagina prodotto al numero 1 e così viene ordine di importanza. Quello che succederà è che il sistema automaticamente farà casi in cui non ci si qualifica, acquista il link e ne includerà fino a 6, come dicevamo. Quindi 6 link molto veloci, molto facili da implementare e ci permettono idealmente di poter mirare a un CTR più alto, a un tasso di conversione più alto e di raccontare meglio quello che offriamo. La seconda funzione che vi volevamo raccontare è il remarketing. Faccio l'ennesima e ultima domanda. Degli utilizzatori di AdWords, quanti conoscono il remarketing? Ok, perfetto. Allora, facciamo un esempio. Io ho un mio sito, facciamo finta che ho un mio sito e ogni giorno sul mio sito ho 100 visite. Quindi faccio una serie di attività di marketing online per portare questi 100 visitatori sul sito. E il mio obiettivo su questo sito è far compilare un form, vendere un prodotto, comunque far eseguire un'azione che per me ha un valore positivo e chiamo conversione. Oggi ho questi 100 visitatori, soltanto uno compila il form, ad esempio, quindi fa una conversione. Tutti gli altri 99 entrano nel sito, mi guardano e se ne vanno. Quindi io ho fatto tutto lo sforzo per farmi conoscere a questi 99, stringermi la mano, farli entrare sul sito, per n motivi questi decidono di andarsene. Quanto sarebbe bello se potessimo andare a rincontrare queste 99 persone. Quindi se solo uno, ad esempio, fra questi 99 lo convincessimo, significherebbe raddoppiare il nostro tasso di conversione. Se la mettiamo a parità di altre metriche, significherebbe raddoppiare il fatturato. Sembra interessante. Questa funzione è possibile tramite il remarketing. Come funziona? L'utente arriva sul mio sito e lo naviga e lo fa da varie fonti, dalla pubblicità, dalla ricerca naturale, sa il nome del mio sito a memoria, qualunque sia da una newsletter, qualunque sia la fonte. Una volta che arriva sul sito, all'interno dell'home page che desidera, abbiamo inserito un tag di remarketing. Questo tag indica al sistema di applicare un cookie sul sito, facciamo che marca l'utente, quindi un cookie andrà sul computer di Marco. Quindi il nostro server inizia a collezionare una serie di cookie, Marco facciamo finta che sia il cookie 1, 3, 5, 7. Quindi di fatto andiamo a creare una lista di utenti che sarà tutti quelli che hanno visitato il nostro sito. Nel passo successivo, quando il nostro utente va in giro nella rete, va in video, va dove è stato rimasto, quando arriva sul sito della rete display, Google semplicemente riconosce il cookie e è in grado di fargli apparire l'annuncio perché sa che Marco è stato sul mio sito. Ovviamente se Marco fa clic sull'annuncio, rientra nel sito e posso riproporre. Quindi in termini di strategia come funziona? Vogliamo andare a ripresentarci a quelle persone cui già abbiamo stretto la mano, vogliamo riproporci in qualche modo. Quali sono i vantaggi principali? Allora, dobbiamo interpretare il remarketing come una scatola di legno, infatti abbiamo messo questo di fatto è un pezzo di codice che andiamo a mettere nel sito e lo possiamo mettere ovunque nel sito, lo possiamo mettere nel nostro prodotto, nella home page, nell'albero di navigazione, in una categoria. E possiamo scegliere di mantenere i cookie registrati, quindi creare delle liste, fino a una durata massima di 18 mesi. Quindi abbiamo un arco di tempo molto ampio nel quale poter giocare con i nostri Lego. E il bello è che tutte queste liste possono essere combinate creativamente fra loro. Io ora vi faccio vedere. I vantaggi sono che è super facile da realizzare. Noi in questa presentazione abbiamo dimenticato tutti gli aspetti operativi, perché sono veramente troppo facili per voi, nel senso non avrebbe senso oggi farvi vedere operativamente come si crea il remarketing. Alla fine di questa presentazione ci sono una serie di risorse, o se lo cercate su Google come attivare campagne di marketing vedrete che è facilissimo. E ci permette di andare a creare dei raccoglimenti di pubblico, quindi possiamo mettere tutti quelli che hanno visitato il sito, tutti quelli che hanno abbandonato il carrello, tutti quelli che hanno visitato un certo prodotto. E come accennavo prima ci permette di compilarli, quindi potremmo dire tutti quelli che hanno visitato un certo prodotto e hanno abbandonato il carrello. Ci permette anche di decidere il livello di copertura di profondità, quindi possiamo scegliere quante volte andare a stringere la mano a queste persone che già sono entrate sul nostro sito. E questo è un punto fondamentale. Chiaramente dobbiamo evitare di farlo troppo,
non so se a qualcuno, probabilmente navigando sulla rete di display di Google, a volte capita quella sensazione con cui sembra che gli annunci ti inseguano. Ecco, bisogna evitare di dare ai nostri utenti questa sensazione, perché l'obiettivo chiaramente è favorire un'esperienza positiva degli utenti. Quindi ha senso porre un limite massimo alla copertura, alla frequenza con cui proviamo a ripresentarci. E dopo vediamo il dettaglio. E anche in questo caso, come sempre con altro, possiamo determinare il prezzo nel modo che per noi è più opportuno. Quindi o CPC o CPM. Vi dico da subito che il nostro riferimento è quello di usare un'offerta CPM. Perché in questo caso l'obiettivo non è tanto generare un volume di impressioni, ma fare una puntata, quindi dire io sono disposto a pagare un click su un annuncio della campagna di marketing, una cifra che e vi dico già da subito che tipicamente il massimo CPC che dovremmo indicare è un CPC che è un po' più alto rispetto al CPC medio che si utilizza sulla rete di ricerca o sulla rete di display. Questo perché questi sono utenti che sono già molto vicini, sono utenti che già ci hanno conosciuto. Siamo procurati il rigore, dobbiamo solo batterlo in qualche modo. Un altro punto importante è molto veloce quella degli annunci. Come sempre dentro AdWords possiamo utilizzare i generatori di annunci display, se non abbiamo un grafico in casa, non vogliamo fatturare al cliente la grafica, magari vogliamo sperimentare, quindi partiamo con gli annunci fatti con questo strumento, si chiama generatore di annunci display, se qualcuno non lo conosce vi consiglio di provarlo. Perché la campagna di marketing non è obbligatoria ma funziona meglio con annunci display, questo perché l'immagine conta più di mille parole, cioè, nel senso che con un'immagine riusciamo a far capire al cliente aspetta, su questo sito ci sono già stato, perché con il logo, i colori riusciamo a ripresentarci, a far capire che siamo proprio il sito su cui sei già stato. Quindi per sintetizzare i due vantaggi, le due esigenze principali cui rispondere ai marketing sono queste. I casi in cui vogliamo raccogliere un obiettivo vicino, portata di mano, come dicevo prima, persone che già sono entrate sul nostro sito, persone che già ci conoscono. E il secondo elemento è controllare meglio il nostro territorio, tenere un po' a bada la concorrenza. Evitare in tutti quei casi in cui noi facciamo un'offerta che è sottoposta a comparazione, si dice sempre che la concorrenza su internet è un click di distanza, è così, grazie al cielo lo è, quello che possiamo fare è tenere a bada la concorrenza in modo tale di andare a riproporci agli utenti che sono entrati sul nostro sito e poi sono andati magari altrove a fare dei confronti. La strategia del marketing come si inserisce all'interno della strategia che avete formulato per i vostri clienti o per voi stessi? La rete di ricerca risponde a un bisogno immediato, quindi cerco idraulico Firenze, emergenza, apertura porte Firenze, quindi ho proprio un bisogno impellente. Nella rete display andiamo a cercare di presentarci a chi ancora non ci conosce. Il remarketing è complementare in questo senso, perché ci aiuta a non perdere alcuna opportunità, a ripresentarci a chi ci ha già conosciuto. Quindi in questo senso chiude davvero il cerchio. Come si creano le liste? Quindi non è un come operativo, quello vi rimando alle risorse che vi dicevo, ma con quali obiettivi possiamo creare queste liste? Facciamo un esempio, questa è una delle slide meno carine, penso, degli ultimi 100 presentazioni che ho fatto. Allora, facciamo un esempio molto semplice. Io ho un sito dove vendo due prodotti, quindi ho un prodotto A, un prodotto B, siccome lo vendo avrò un carrello e una pagina di conversione e vado a creare quattro codici di marketing, il codice A che metto sul prodotto A, un codice B sul prodotto B, C nel carrello e D nella pagina di conferma. Quindi avrò quattro liste, quelli che hanno visto il prodotto A, quelli che hanno visto il prodotto C, quelli che hanno visto il carrello, quelli che hanno effettuato un acquisto. Possiamo già da qui fare una serie di combinazioni. Possiamo fare una lista di tutti quelli che hanno visto il prodotto A, quindi andare a raggiungere gli utenti che in questo modo hanno manifestato un interesse per il prodotto A. Possiamo farla ancora più sofisticata. Io vi consiglio, quando partite, di partire almeno da questo livello. Quindi andare a fare una lista, una combinazione fra quelli che hanno visto il prodotto A ma non hanno convertito, quindi meno quelli che poi hanno visto, sono anche nella lista B, quindi hanno effettuato una conversione. Oppure possiamo fare C meno D, quindi carrello meno conversioni. In tutti questi casi il nostro consiglio è quello di utilizzare un tipo di messaggio diverso, delle creatività differenti, sempre sulla rete display. Vi faccio vedere. Facciamo un esempio fatto in casa, un esempio, questo è il nostro Google Store, dove ci sono una serie di prodotti, le magliette, di Google, i gadget, eccetera, eccetera.
In questo caso andiamo a mettere un tag di marketing nell'home page, chiameremo tutti quelli che hanno visto il sito, uno nella categoria prodotti gadget da esterno, uno nella scheda prodotto il cappellino di Android, tra l'altro cammino molto bello, e nella scheda lì andiamo a mettere la pagina di ringraziamento, quindi tutti quelli che hanno effettuato un acquisto. Facciamo finta che il nostro primo obiettivo è andare a riprendere tutti quelli che hanno visto solo home page, quindi sono entrati nel sito, hanno dato un'occhiata e se ne sono andati. Andremo a fare una lista A, meno B, meno C, meno D, quindi tutti quelli che hanno visto l'home page ma non hanno visto la categoria prodotto, non hanno visto la scheda prodotto, non hanno visto la conversione. In questo caso, tipo di creatività, l'annuncio che dovremmo pensare è una creatività generale sul marchio, quindi in questo caso vi raccontiamo di che cos'è il Google Store. Il caso invece in cui io sono entrato nell'home page e ho anche visto la categoria di prodotti. Faremo lista B, meno C, meno D, quindi utenti che hanno esplorato una categoria di prodotto ma poi non hanno proseguito a vedere il cappellino di Android o altri cappellini, ne hanno effettuato un acquisto. In questo caso la creatività deve raccontarvi delle varie opzioni che presentava quella categoria di prodotto. Quindi pensate quanto è specifico, noi riusciamo a ripresentare un annuncio agli utenti che sono interessati non a tutta la nostra offerta ma proprio a questa categoria di prodotti. Ancora più in dettaglio, io so che tu hai... possiamo andare a proporre di nuovo i nostri annunci a tutti coloro che hanno visto il cappellino di Android ma non l'hanno comprato. In questo caso facciamo un annuncio specifico sul cappellino e possiamo anche utilizzare un'altra leva, quindi uno sconto, una spedizione gratuita. Dobbiamo utilizzare un elemento che permetta di superare quella soglia che prima porta l'utente ad andarsene dalla scheda prodotto. Infine possiamo fare anche una lista su utenti che hanno già acquistato, quindi tutti quelli che hanno effettuato un acquisto gli possiamo proporre dei prodotti correlati. Quindi io ho comprato dei fiori per San Valentino alla mia fidanzata e mi continuo a proporre degli annunci per regalare dei fiori alla mia mamma per la festa della mamma, quindi lo farò a questo punto. L'idea comunque è proprio questa, è proporre un prodotto correlato. Un altro elemento importante è questo, è l'utilizzo del fattore tempo. Vi dicevo prima che in cookie abbiamo una durata massima di 18 mesi e possiamo creare delle liste differenti. Noi potremmo anche creare più liste all'interno della stessa pagina. Quindi facciamo il caso in cui metto tre liste all'interno dell'home page. Due liste, una lista con una durata 90 giorni e una lista con durata 60 giorni. Se noi vogliamo andare a proporci agli utenti che hanno acquistato a gennaio, faremo una combinazione lista A meno B, quindi tutti quelli che hanno acquistato negli ultimi 90, ma che non sono presenti in coloro che hanno acquistato negli ultimi 60 giorni. E questo è molto utile in tutti quei casi in cui si vogliono fare degli sconti con una variazione percentuale. Quindi a coloro che hanno acquisito, coloro che hanno convertito ad esempio, coloro che hanno visitato il sito ma non hanno convertito negli ultimi 60 giorni, quindi febbraio e marzo, facciamo uno sconto del 10%. Coloro che invece hanno visitato a gennaio ma non hanno convertito, possiamo decidere di fare uno sconto, un'offerta più aggressiva per portarli a considerazioni che per noi è un valore. Vediamo un caso concreto, ancora in questo caso un esempio fatto in casa dal team che si occupa delle attività promozionali delle campagne mobile. Per la vendita del Nexus One, in CPA nella nostra esperienza è stato per noi 2,5 volte inferiore rispetto alla media dell'account e il tasso di conversione della campagna di marketing contro la rete display è stato di 3 volte superiore, quindi alla fine abbiamo poi triplicato il budget dedicato alla campagna di marketing rispetto a quella che era l'idea originale. Alcune raccomandazioni finali molto importanti, quindi questa è una slide che è densa di informazioni. Allora, innanzitutto gli annunci devono essere personalizzati, ci devono essere differenti col tuo essere. Noi dobbiamo sempre pensare che stiamo parlando a una persona che già ci conosce, quindi dobbiamo avere un tono appropriato. Quindi, come dicevo prima, annunci immagine, logo, gli stessi colori, cioè la stessa atmosfera del sito, magari utilizzate le stesse immagini che abbiamo messo nell'home page, per far ricordare sì, siamo proprio noi e ci conosci. Il secondo elemento è che l'inserimento di offerte, di sconti può dare grandi risultati.
Ovviamente, come sempre con AdWords, bisogna divertirsi, bisogna sperimentare, bisogna provare varie strategie. Un riferimento importante: bisogna non esagerare, quindi partire con gradualità, all'inizio mettere il codice remarketing nell'home page, meno la pagina di conversione magari, e poi provare a dare più in dettaglio, avere una granularità più specifica. Anche perché dobbiamo sempre ricordarci che la lista si attiva allorché ci sia un numero di cookie che compone la lista maggiore di 500, quindi se abbiamo un sito che fa poche visite non possiamo andare a essere molto molto specifici all'interno di ogni singola scheda prodotto. In generale, tenere in considerazione queste due linee guida: se l'obiettivo è riportare traffico, puntiamo a mandare le persone all'home page; se l'obiettivo è generare conversioni, proviamo a partire dall'abbandono del carrello. L'altro punto che accennavo prima è il limite di esposizione, quindi andare a ripresentarci ma non fare gli stalker dei nostri utenti, quindi garantire a chi naviga la rete display sempre un'esperienza positiva. In questo caso l'indicazione è quella di fissare un limite massimo di esposizioni tra 5 e 10, quindi il numero ideale potrebbe essere qualcosa intorno a 7. Un altro elemento che già accennavo prima: bisogna essere un po' più aggressivi in termini di puntate, quindi in termini di massimo CPC. Qui abbiamo un'opportunità molto vicina: se noi facciamo una puntata più alta, quindi un CPC massimo un pochino più alto, ci assicuriamo di vincere più alte e di ripresentarci davanti a questi utenti. Un altro elemento importante, ovviamente, tutto questo deve essere compliance con le norme di privacy che abbiamo all'interno. E per condividere nuove esperienze con amici. Riesci a vedere i vantaggi che si aprono nel nuovo mondo fisico-digitale? Insomma, molte informazioni sono già state date da questo video, vediamo di vedere più nello specifico alcune di queste. Innanzitutto un dato che riguarda la penetrazione del mobile, questo a livello globale ed è una ricerca di Morgan Stanley, ci fa vedere come già in realtà nella fine del 2010 a livello globale le vendite di dispositivi mobili, smartphone e tablet, hanno superato quelle di PC, quindi di desktop, notebook, computer tradizionali. Nello specifico sono 100 milioni di dispositivi mobile contro i 95 milioni di computer tradizionali. Quindi questo è un dato che ci serve per capire l'esplosione mobile e anche per capire che sta diventando un prepotente, una piattaforma digitale di riferimento. Vediamo come si declina questo dato nel contesto del nostro paese, nel contesto italiano. Allora, questi sono dati recenti di NIS, il primo trimestre del 2011, 20 milioni di smartphone sono in mano agli italiani. Ancora più impressionante vedere che la crescita rispetto all'anno precedente è superiore del 52%. Insomma, quella situazione economica non certo felice che stiamo vivendo è un dato che fa frappuzzare un po' gli occhi. Vediamo che continuando questo trend di crescita, il mobile adesso, cioè nel primo trimestre del 2011, eravamo a 20 milioni circa di dispositivi mobile,
contro 23 milioni circa di cellulari tradizionali, ipotizzando che questo trend continui con lo stesso passo, fra pochissimo, già adesso, sarà più facile incontrare per la strada una persona e chiedere che telefono ha, probabilmente chiederà che ha un smartphone piuttosto che un cellulare tradizionale. In Italia poi tra l'altro siamo un po' conducendo la via anche a livello europeo, siamo molto attratti da tutto quello che è il fenomeno mobile. Vediamo quando gli utenti usano il cellulare, il smartphone, questi sono dati di Google, la linea blu, il grafico blu fa vedere la navigazione da cellulare, quello grigio è quella da computer, da tradizionale. È interessante vedere come quando ci sono dei picchi nella navigazione da cellulare è proprio quando declina un po' la navigazione da computer tradizionale. Quando uno non è incollato al proprio desk, alla propria scrivania, con il computer da scrivania preferisce in qualche modo usare lo smartphone per andare su internet, tipicamente la mattina molto presto e la sera tardi. Questo anche in un'ottica di advertising è interessante, rappresenta quello che viene chiamato un incremental reach, quindi riuscire a raggiungere il nostro utente anche quando non è attaccato al computer in ogni momento. Insomma. Questa è un'altra ricerca interessante, invece ci sono soft, che dice l'approccio degli italiani allo smartphone, la commissionata Google ha i social media e vediamo alcune cose che sono molto buone, alcune sono abbastanza banali però vale la pena ricordarsela. Innanzitutto con lo smartphone l'italiano ha una relazione molto stretta, ma immagino che se lo chiedessi a voi sarebbe la stessa cosa, chiunque ha uno smartphone è sempre con questo dispositivo in mano, quindi abbiamo un device che è sempre con il nostro utente, con una bella immaginazione. Quando viene usato? Sempre, in casa, fuori casa, al lavoro, in ogni momento della giornata lo smartphone è presente e viene attivamente usato. A che bisogno risponde? Ovviamente a cercare informazioni, quindi chi ha uno smartphone lo usa molto spesso per approfondire o cercare informazioni. La cosa interessante, forse da notare, è che viene percepito da molti come un metodo molto veloce, molto immediato per trovare informazioni, a volte più immediato che il computer, quindi viene spesso preferito, forse perché è alla portata di mano, forse perché è sempre acceso, non c'è bisogno di installare nulla e in un clic praticamente troviamo quello che ci serve. Inoltre, come ovvio, viene spesso usato per riempire dei momenti morti, quindi chi ha pendolare sicuramente lo userà molto quando prende il treno, l'auto, sino ogni momento d'attesa. Altro dato interessante è l'uso multitasking. Spesso il telefono viene usato, la navigazione in mobilità accompagna l'utilizzo di altri media, quindi mentre guardiamo la televisione, ascoltiamo musica, leggiamo, insomma ci informiamo anche in altri modi, abbiamo uno smartphone per accedere a internet in mano e questo ci serve per approfondire magari degli stimoli che riceviamo da altri media, sappiamo, non so, una pubblicità o informazioni su un prodotto, in televisione possiamo usare il nostro smartphone immediatamente per andare a approfondire quello che ci è interessato. Ok, detto insomma due parole su quanto è importante questo fenomeno, su quanto sta esplodendo, che già insomma la realtà è presente, cerchiamo di capire come si può strutturare una campagna AdWords in modo che riesca a cogliere i vantaggi, le particolarità, i plus che il mobile ha, il traffico in mobilità rispetto al traffico da desktop. Io qui poi non mi permetterei mai, insomma, un pubblico di webmaster, super tecnici, non mi permetterei mai di entrare nel quella che è la diatriba, un sito ottimizzato, un'app, non fare un sito per mobile. Ovviamente avere una strategia mobile include facilitare la navigazione mobile al nostro utente, quindi sicuramente sono dei requisiti importanti per funzionare bene nell'internet in mobilità. Cerchiamo piuttosto di capire come strutturare una campagna AdWords che funzioni bene per il traffico mobile. Prima regola d'oro: dividere le campagne. Se noi avremo una campagna che va sulla ricerca da PC e da tablet, che hanno più o meno per ora le stesse caratteristiche, una campagna separata, quasi fotocopia per il mobile. Dico quasi fotocopia e dico che è importante separarla perché sono alcune accortezze che è importante utilizzare e adottare per sfruttare le potenzialità del mobile. Primo punto, le parole chiave. Allora, una su tre ricerche fatte da mobile ha un intento locale, quindi cercare di intercettare questo bisogno con delle parole chiave che includano dei riferimenti alle località è sicuramente un buon modo per prendere, per rispondere insomma al bisogno che esprime il cliente sul mobile.
In secondo luogo la lunghezza delle parole chiave. Bisogna cercare di usare, questa è una cosa che non consiglierei mai per una campagna di ricerca tradizionale, proprio il mobile sim, bisogna cercare di usare parole chiave più brevi, generiche, abbreviate. Ma è una cosa che sicuramente avete esperito tutti, cioè quando cercate da mobile non avete voglia di fare stringhe di ricerca articolate lunghissime, perché con il touchscreen, con la tastiera costretta, insomma, è più facile abbreviare e usare un pochino ricerche più generiche per trovare quello che ci serve. Per questo motivo, insomma, la nostra lista di parole chiave ha senso che includa questo tipo di ricerche. Questa come conseguenza, insomma, è un secondo punto da tenere in massima considerazione, è il CPC massimo, quindi la puntata, quanto puntare su ogni parola chiave. Bisogna puntare un po' di più. Sul mobile bisogna essere un pochino più aggressivi per alcuni motivi. Primo di tutti, le prime posizioni contano molto. Cioè, se sul desktop noi appariamo in terza, quarta, quinta posizione, siamo ancora messi abbastanza bene. Sul mobile no. Lo schermo è piccolo, ci sono 5 annunci, i primi due sono in alto e gli ultimi sono sotto tutti i risultati naturali di ricerca. Questo vuol dire che i primi due vengono visti, hanno un'ottima performance, gli ultimi tre in realtà risentono parecchio. Quindi puntare un po' di più per cercare di apparire primi o secondi. Questo è parecchio importante per il traffico delle campagne mobile. In secondo luogo, aggiustare il CPC, soprattutto se si è scelta la strategia di usare parole chiave un pochino più generiche, sono parole chiave che costano di più. Quindi avere un CPC un po' più aggressivo si assicura di apparire per questo genere di ricerche. Altra cosa da cui prestare massima attenzione sono gli annunci. Il testo proprio degli annunci, la creatività, va customizzata, personalizzata per il traffico mobile. Innanzitutto dobbiamo ricordarci che stiamo parlando a persone che hanno uno smartphone in mano, un telefono, quindi rivolgiamoci in maniera coerente. Se noi scriviamo compra dal cellulare, compra dal tuo Android, compra dal tuo iPhone, stiamo dicendo all'utente che l'azione che vuole fare, se deve prenotare un hotel a Firenze e vede l'annuncio che dice prenota direttamente dal tuo smartphone, sa che lo potrà fare, in qualche modo la vita gli sarà facilitata e sarà incentivato a cliccare a compiere l'azione che noi vogliamo fare. Inoltre abbiamo detto che molte ricerche hanno detto locale, quindi inserire qualcosa che riguardi magari la località dove si trova l'utente, oppure dire vuoi trovare quello che cerchi dietro l'angolo, è sicuramente un modo per migliorare il rendimento della campagna. Ultima cosa sugli annunci, ma molto importante, i formati appositi. Vi ha parlato Gianluca di Sidelinks, dentro quella magica tab delle estensioni di annuncio ci sono altri formati che Google ha studiato apposta e che funzionano molto bene su mobile, le estensioni di chiamata. Allora, cos'è l'estensione di chiamata? È un numerino che appare sotto gli annunci quando si cerca da mobile, è il numero di telefono che ha indicato chi ha fatto l'account AdWords, e l'utente può cliccarci sopra e far partire direttamente con un secondo click, insomma, una chiamata al call center piuttosto che a chi riceve le prenotazioni telefoniche. Questo perché è importante? Perché anche se non avete un sito ottimizzato per mobile, questo vi permette di bypassare il sito andando direttamente a contattare, insomma, la persona via telefono. Anche le estensioni di località, quindi mettere il proprio indirizzo sempre in questa tab estensioni sono utilissime su mobile. Non solo l'utente vedrà in aggiunta l'annuncio l'indirizzo dove si trova questo esercizio commerciale, ma vedrà addirittura, se attivato il rilevamento della posizione GPS, vedrà quanto è distante da questo punto e con un clic anche come arrivarci. Quindi portano gli utenti nel negozio, nell'albergo, insomma, nell'esercizio commerciale di cui ci stiamo pubblicizzando. Analisi di dati, ovviamente poi noi a Google siamo abbastanza malati per analizzare tutto quello che succede, abbiamo degli strumenti molto granulari, sono aziende analitiche, lo stesso altro, la possibilità di vedere e di dividere molto il traffico. Questa è un'analisi che non solo va fatta dopo che la campagna la campagna mobile è stata impostata, ma anche prima, perché già da adesso, se voi andate in AdWords o in Analytics, vedrete che il vostro sito prende un sacco di traffico mobile, o comunque ne prende. In base ai dati che potrete ricavare da questi strumenti, avete la possibilità di sistemare, insomma, di prevedere una strategia mobile su AdWords che sia coerente con il traffico che già state ricevendo. E poi ovviamente si fanno analisi anche ex post, quindi dopo che la campagna sta andando, per vedere cosa funziona. Sperimentare, anche qui provare diverse strategie, vedere quale funziona meglio e puntare su quella che funziona meglio. E come ultima cosa, monitorare le conversioni. Quindi immagino che molti saranno familiari con il monitoraggio delle conversioni. È importante vedere poi che risultati in termini di ritorno sui siti che abbiamo dalla nostra campagna mobile.
sono magari tante cose, sono degli sforzi, ma vi assicuro che vengono ripagati. Questi sono i nostri dati che dimostrano come una campagna mobile separata, gestita con le accortezze che abbiamo visto, quindi parole chiave di un certo tipo, annunci fatti personalizzati per mobile, un CPC particolare, aumentano rispetto a se fossero tutti insieme con la campagna per desktop e tablet, aumentano le conversioni del 43%, il CTR, la titolarità percentuale di utilizzo delle impressioni dell'80% e diminuiscono il costo per l'acquisizione del 15%. Quindi, racchiudo, sono sforzi che vengono veramente ripagati in termini di rendimento della campagna. Qui concludo un'immagine per sintetizzare questo momento del mobile. Non è il futuro, non è il passato, il mobile è adesso. In questo momento ha senso partire per non ritrovarsi in ritardo, siamo ancora in tempo per essere avanti nella strategia mobile e sfruttare tutte le potenzialità che ci offrono mobile. Lascio la parola a Gianluca per introdurre un gate interessantissimo. Molto velocemente che cosa trovate nel volantino che avete. Lo facciamo con un video così non vi annoio. Il nostro programma Google Engage ti aiuterà a far crescere la tua azienda consentendoti di offrire servizi di marketing online ai tuoi clienti. Se sei un'agenzia, un webmaster, un consulente o un imprenditore che lavora con le piccole aziende, puoi approfittare dei vantaggi gratuiti che offre Google Engage. Ti forniremo formazione gratuita su Google AdWords e su altre soluzioni aziendali di Google per aiutarti a migliorare le tue competenze nel campo del marketing online. Riceverai inoltre assistenza e coupon AdWords che potrai offrire ai tuoi clienti o utilizzare per creare gli account dei tuoi clienti e gestire le campagne per conto tuo. Google Engage supporta già a livello mondiale migliaia di iscritti e le piccole aziende e i loro clienti. Scegli di essere all'avanguardia nel marketing online e iscriviti a Google Engage oggi stesso. www.google.it/ads/engage. Perfetto, questo video conteneva i messaggi principali. Google Engage è il portale dedicato alle agenzie e a webmaster che utilizzano Google per clienti, quindi che hanno un portafoglio clienti che aiutano a sviluppare la loro pubblicità online. L'obiettivo è dargli una serie di strumenti per fare questo lavoro da prima linea ancora meglio. Che cosa c'è in Engage? Formazione, supporto commerciale e una serie di strumenti di aggiornamento. In particolare fatemi sottolineare che nel supporto commerciale ci sono una marea di dati utilissimi, dei template già fatti, di supporto alla vendita, delle proposte commerciali che si possono utilizzare, quindi in tutti quei casi in cui la fase di acquisizione clienti, a volte si va a fare visite da clienti che non portano a risultati, a volte si investe tanto tempo su quello. Google ha deciso di dare tutti questi strumenti che vi possono aiutare a renderla più scalabile questa fase. Ci sono i coupon, una cosa molto importante sui coupon, i coupon sono solo per nuovi account, quindi gli account che hanno meno di 14 giorni, quindi vi servono in fase di acquisizione. Basta andare su Google Engage, iscriversi da qua e il motivo principale per cui farlo è se oggi voi aiutate i vostri clienti a sviluppare il sito, migrarli portando a 360 gradi i vostri clienti a guidarli in quella che è l'esperienza di marketing online. Abbiamo preparato qui un po' di che sono quelli che dicevo prima, quindi se volete utilizzarli siamo a disposizione per le vostre domande. Benissimo. Abbiamo il tempo per una domanda. Venite qui sul palco, nel frattempo allestiamo sempre precisazione umanisti. Due parole per dire che tutte le slide della giornata saranno a disposizione, sicuramente questi signori ci hanno promesso che... Le metteremo sul portale Google Engage. Perfetto, e anche tutti gli altri relatori sono invitati a lasciarci le slide.